abbandonato, e solo che in questo periodo ci siamo un po' rilassati e volevo ricominciare con i prodotti Eurospin top e flop. Allora ragazzi, c'è tantissima roba, quindi iniziamo subito. Allora, da promuovere assolutamente questo bagno schiuma, non gli davo una lira, invece è proprio buono, era 99 centesimi, e insieme a questo trovate con lo stesso tappo lo shampoo, anche quello funziona molto bene, quindi approvato anche come costo. Poi promosso anche questo Dexal, io tengo il tubino perché lo spruzzino funzionano proprio bene, quelli dell'Eurospin, mentre invece gli spruzzini, io parlo proprio dello spruzzino, non del detersivo dentro, di Mauris non vanno. E a 1,29 costano sempre su quella cifra lì. Bocciato invece, per quanto mi riguarda, lo zucchero, non c'è i solfiti dentro, io sono allergica e comunque non è italiano, quindi non va bene. Io compro quello del Conad a 99 centesimi a fronte di 69, questo qui. Poi promosso il sugo, il tonno, gli do un bel 6,5, diciamo, perché non è eccellente, comunque sempre di scatola, e costa sui 1,9, 1,19 oscilla. L'olive a me non piace, quindi per me sarebbe 4, per mio marito è 8, quindi si compra anche per il marito, ragazzi, tanto vado a mettere via la roba. Sciogli calcare, promossissimo. Oltre questo, io compro anche solo le ricariche, che costano 99 centesimi a fronte di 1,39 questo qui. Ed è lo sciogli calcare, elimina calcare. Questo funziona molto bene, ragazzi. Dexal. Mi piace parecchio la Dexal, rispetto per le cose non di marca, comunque. E non ha niente, tipo questo, preferisco questo che il sole, no, il sole, come si chiama? Mia mamma mi aveva comprato una volta un detersivo dei piatti, questo era Dexal, costa 89 centesimi, insomma era quello Nelson. Non mi piace per niente, invece a me piace questo. E io di solito compro i pacconi da 1,49 euro, che sono 3 litri, e li prendo quando sono in offerta, costano 1,19 euro. Poi tengo questo per la ricarica. Poi ho preso lavapavimenti e grumi, mi do un 6,5 perché mi piace da morire il profumo, ma insomma non rimane tanto il profumo, quindi no, preferisco altri prodotti per il pavimento. Poi devo ricomprare un po' di goma da lavare perché l'ho finito tutto. Poi ho preso il sapone liquido idratanti, questo ho fatto una bella scorta per non andare sempre al supermercato, soprattutto in questo periodo che bisogna stare un po' in casa, e mi piace, sì, promosso, io prendo, vedete, le ricariche e ho anche il dispenser. Poi bicarbonato per i lavori che devo fare io funziona, devo lavare il frigo, lo uso per lavare il frigo e per scrostare il calcare col limone.
non funziona, aceto anche uso. Poi ho preso questo quando era in offerta, ammorbidente, ci piace. C'è anche quello più economico, l'Eurospin, però questo mi piace molto. E mi piace sia questa fragranza, che è gelsomino, che questa, che è la vaniglia. L'ho presa anche mia nonna, infatti l'ho provata da lei, mi sono piaciuti, l'ho comprati per me. E li tengo lì, io tengo un po' di roba sempre, per non andare sempre in questo periodo. Ai gatti piacciono le pazzie, queste qui da 39 centesimi. Era un periodo che mi piaceva il pesce, invece adesso mi piace la selvaggina. Comunque la marca è buona, ragazzi, soprattutto se avete più gatti, perché un gatto solo dura un po', rimane lì la roba e quindi puzza subito. No, poi no, buon odore per no. L'origano ci piace, questo qui costa 1 euro, gli diamo 7. Un set a sti budini, per quando uno non c'ha voglia di... Io ad esempio li uso quando ho finito la colazione, e allora li faccio per la colazione. Il budino, il cioccolato e la vaniglia. Mio marito è goloso di vaniglia. Gli diamo un bel set. Poi hanno lunga scadenza, si tengono lì. Poi, è che li faccio andare tanti, ne ho mangiati 2 in un inverno. Poi... queste ci piacciono, anche se sono un po' grosse, a me vengono poi il problema dei cereali, che mi vengono un po' a noia, e poi quando li riprendi sono un po' mosci. Comunque queste costavano neanche 2 euro, gli diamo un 7,5. Poi c'è il giochino dietro per i bambini, qualcuno ai bimbi. Poi... mi piacevano tanto, un periodo che mi piaceva tanto, poi mi è venuta noia, quindi do solo un 6. Comunque accettabili, dai. Buonissimi invece sono questi qui, somigliano ai tuc e sono identici, sono 99 centesimi, poi quando sono in offerta costano 79 centesimi, ma mi durano una vita, saranno lì da 2 mesi, ragazzi. Poi ti faccio pranzo, figurate, quando sono in giro. Allora, piuttosto di comprare roba in giro, poi anche volendo, ragazzi, adesso i bar chiusi, i fagioli cannellini, questi sono buoni, ne erano anche in offerta, 29 centesimi a fronte di quota 5, e hanno scadenza luglio 2023, quindi figuriamoci. Il tè, questo non è dell'Eurospin, l'ho preso Teati, me l'ha preso mia mamma. Mi piace, sì. Ha un profumo molto forte, dura un po' di meno, deve essere che quegli altri scadono 2022, così questo scade nel 2023 e 24, questo scade nel 2022. Tanto 20 giorni li faccio fuori, sono un po' scomode per me perché... da mettere dentro, non riesco poi a tirarli fuori dalla tazza. Comunque sono buonissimi. Allora ci sono i costini che io le metto nelle zuppe, infatti c'è anche scritto zuppe insalate, e poi anche in quelle comprate degli asparagi mi piacciono, più che altro mi piace quando faccio le minestre. Mi piacciono proprio tanto. Costano 1,49€, gli do un bel 9 a questo qua. Un 8 a questa pasta, mi piace tanto perché diventa grossa. E forse il tipo di pasta, poi la marca più o meno. Una per me una vale l'altra. So che non so se è grano italiano o qualcosa, vabbè. Il trombolino all'Eurospin la prendo, costa 32 centesimi. Poi dei pesti comprati, c'era questo che era il pesto rosso, non l'ho mai assaggiato, ragazzi, per provare, un'offerta 99 centesimi, questo è buonissimo, il pesto alla genovese, hanno cambiato il colore del tappo, ma hanno cambiato secondo me anche la ricetta, lo trovo più buono, più carico e meno olioso. Poi lo so che i genovesi si strappano le mani, però
Il pesto al peperone ricotta mi piace tanto, a Marco un po' meno perché non gli piace il piccante. E gli do 7, 8 e mio marito gli darà 6. Questo io 8 e lui 7. E questa è una novità, quindi si proverà per la prossima spesa, si saprà, saprò dirvi. Oh, l'altra volta erano in offerta i tè dell'Eurospin. Ed era quello in offerta, era quello classico, costava 45 centesimi a fronte di 1 euro e il determinato 79 centesimi a fronte di 1 euro. Mio marito si è sbagliato, ha preso il determinato, ma pensando di sbagliare, ma secondo me sbagliando ci ha azzeccato, perché bevendolo è un po' più leggero. E mi piacciono, poi io lo bevo senza zucchero e senza latte, quindi diventa un po' meno carico, un po' meno, insomma, si sente, non diventa tanto carico, ecco, non è tanto carico, quindi gli do un bel 9. Mio marito è 0, che il tè non gli piace per niente, ma lui non gli piace più il tè. Poi, da quest'estate, che non ho fatto video, ho il tartufo. 1,49, gli diamo un bel 9 a tutti, sia io che mio marito. 10 questi ghiaccioli, anche se fanno i furbi, perché l'ultima volta, anzi, le ultime volte c'erano più menta che altri, dovrebbero essere tutti uguali, invece poi c'era più menta che le altri ghiaccioli. All'inizio pensavo che fosse perché mio marito l'avesse mangiato lui, invece ho scoperto che erano proprio sortiti male. Comunque costano quasi 3 euro. Poi, almeno butto via una differenziata, butto via questo. L'avevo preso nel MD. E gli do. Costava caro, costava 4 euro e non era niente di che. Bocciatissima. 3. Poi, questi l'ho preso sempre al Lidl. E troppo dolci, li ho trovati. Amore, scusate, ho bisogno di un confronto. Amore mio, come si chiama quel posto vicino a Audi? Stai lì? Ah, niente ragazzi, non è il mio D, ma è lì. Scusate. Scusate. Questi gli do un 5. A noi sempre preferiti sono le Eurospin, che ci volete fare? Poi, queste schiaccine io gli do un 10, mi piacciono tanto e sono un vero spezzafame se uno in giro. Come vi ho detto, essendo che non ci sono bar, uno si organizza e si porta qualcosa da casa e si risparmia anche. Poi, le pennette al salmone non è niente di che, però quando uno ha fretta gli diamo un 6,5. Costano anche parecchio cari se non sono in offerta, sono sui 2,99 euro, quindi insomma non è che si può mangiare tutti i giorni. Poi io ho detto compro quello per assaggiarlo, così è come se io facessi il salmone, no? Il pane e salmone, ma non c'è religione, non c'è, cioè, ci si sente proprio la differenza. La pizza ai funghi mi è piaciuta tanto, 1,79 euro, gli do un bel 7. Anche mio marito, anche se a mio marito gli piace di più quelle ai formaggi, gli diamo un bell'8, lui è un 7 e costa 1,49, 1,89, ma spesso in offerta è 1,49. Bisogna essere furbi, comprarla quando è in offerta e essere ancora più furbi, comprare un congelatore. Questa è una, come si chiama? Una frecciatina al maritino che gli mandiamo sempre. Bisogna comprare un freezer, ragazzi. Allora, questa è la novità del mese, è stata queste, sono proprio buoni, li mangi comodamente quando uno non ha fame per niente. Quattro di questi e sistemato il pranzo. Naturalmente va bene per una come me, perché se a mio marito ci vanno tre di queste confezioni. E gli do un bel 9, mio marito anche. Se, però non gli piace il rosso dentro, bisognerebbe trovargli quello con il formaggio. Un giorno di questi, una delle prossime ricette voglio proprio fare le lunette, ma non le faccio perché mi manca, ci vuole lo strumento per fare gli anelotti, mi manca, perché uso quello per fare lo stampo del,
del panzerottino ripieno come quello lì, però non riesco a trovare, quindi chiederò Babbo Natale. Queste cacao mandorle, gli do un bel 9 e anche mio marito. Ed ecco il gattino che può stare perché è tutta roba chiusa. Non si vede, ma è qui con me. Perché c'è la pappa questa. E i gatti gli danno un 10. Sono gli unici croccantini che mi mangiano, sono viziati sti gatti. No, a parte che Matisse non digerisce proprio quegli altri, quindi poverino non è neanche colpa sua. Poi Marco gli dà un bel 9 a questi croissant al cioccolato, io gli do 2, non mi piacciono per niente. Poi sento un retro gusto alcolico, non so perché, ma è così. Allora, tutte le pinze, quelle che mi piacciono di più, su queste, anche se non le prendo spesso perché costano 3,99, costano care, e le ho prese quando sono in offerta. Io qui dovrei aver finito, penso. Adesso anche le cose di prima necessità, a volte vado all'Iper, qui mi hanno aperto un negozio di Iper Soap, ho provato delle cose buone da parte di mia nonna, e adesso che mi sono piaciute, mi sa che le prenderò anche per me. E io vi aspetto, niente, vi saluto e ragazzi state in casa che tanto il tempo aiuta, diciamo, non aiuta in questo periodo, perché uno tutti i novembre sono stati brutti con la pioggia, adesso tutto con dicembre di solito è sempre peggio, e adesso c'è un sole, almeno in Toscana c'è un sole, ragazzi, una voglia di uscire, di che non fa freddo, ecco, forse i primi giorni di freddo ci sono stati adesso, ma i giorni passati proprio è ancora aria di primavera, vero amore? Lui, mio marito, sta provando i giochi nuovi. Grazie per essere stati con noi e con me. E torneremo presto con un nuovo video, una nuova ricetta e con il nostro amico Fabio e col maritino che e con i gattini. I gattini, eccoli va. Sentite la voce del telecameraman? Eccolo qui, il maritino. Che questo è Matisse. Non vi abbiamo abbandonato, ragazzi. Aspetta, questo è Matisse. E questo è il mito, però siccome la mia moglie ha aperto la scatoletta, sono qui perché vogliamo mangiare, hanno fame. E ragazzi, e l'ultima cosa, non è che non abbiamo più voluto fare i video live, ma ci manca il microfono. E poi per quanto riguarda me, scusate se anche non ho più fatto video di videogiochi, però mi si è rotto il game capture, quindi non posso assolutamente farle. Quindi è una cosa che mi manca da morire. Le ricette le ho abbandonate un attimino, ma solo perché se non c'è ospiti come Fabio e altri amici non mi viene voglia di cucinare. Sì, ma lo fa per me. Sì, vabbè, sì. Via ragazzi, ci si vede al prossimo video. Ciao!